Continua a salire la curva dei contagi, oggi 462 nuovi casi in Abruzzo, il 13% dei test processati, 183 sono riferiti a focolai già noti. I nuovi casi riguardano persone d'età compresa tra 8 mesi e 99 anni, 135 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 64 a quella di Chieti, 52 a quella di Pescara e 196 a quella di Teramo, mentre 2 riguardano persone provenienti da fuori regione e per 22 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Il bilancio dei deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 540. Si tratta di persone dai 78 ai 96 anni, uno in provincia dell'Aquila, due in provincia di Teramo e tre in provincia di Chieti. Attualmente in Abruzzo sono 5.444 i positivi, più 415 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. Di questi, 331, più 25 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 26 sono ancora in terapia intensiva, mentre gli altri 5.087, più 390 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Intanto l'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, fa il punto su come il sistema sanitario abruzzese sta affrontando l'emergenza. Dei contagi nella nostra regione è critico e preoccupante, così come in tutta Italia. È inutile nasconderlo, attualmente però non siamo ancora in una situazione di emergenza totale. È vero che gli ospedali sono sotto forte pressione, ma vorrei ricordare che in primavera avevamo numeri ben diversi rispetto ai ricoveri. Va ricordato che il commissario Arcuri ha nominato il presidente Marsiglio quale soggetto attuatore del nostro piano Covid solo il 9 ottobre scorso. E nonostante questo, però, abbiamo provveduto nel frattempo ad attivare 25 posti di terapia intensiva aggiuntivi, a fronte di un totale di 66 programmati. Gli altri saranno pronti in poche settimane, non appena saranno concluse le procedure di legge. Stiamo cercando di mantenere in funzione in tutte le ASL anche l'attività chirurgica ordinaria, che invece in primavera era stata bloccata. E siamo pronti a servirci anche delle cliniche private, ha affermato la Verì, senza dover dare loro ulteriori soldi. È stato previsto l'eventuale coinvolgimento delle case di cura private, così come stabilito dalla normativa nazionale già da marzo. Le cliniche entreranno a supporto nel momento in cui malauguratamente dovessero esaurirsi i posti letto negli ospedali pubblici. E lo faranno, tengo a ribadirlo, senza alcun aumento di budget loro assegnato, così come è previsto dalla legge.